Salve ragazze, ecco la recensione che ci avete chiesto e come sempre vi ringraziamo e ci scusiamo un pochino per l'attesa. Questa volta parliamo del set Moca Latte, penso che si dica così, ehm, che è in vendita attualmente a 15,95 Allora, è un set che, eh, così come già potete vedere eh, dal nome e anche dal trucco della ragazza, è un set che mh, si si va a configurare con uh, tutti i toni del, uh, del nude, del marrone, del nero, del nero sfumato, ci sono anche dei consigli su come poterli utilizzare gli ombretti, e che uh, si compone, e questo secondo me è il grandissimo vantaggio di questo set, di una matita, ottima, un mascara e il... Uh, l'ombretto che dà eh, nome al set allora l'ombretto appunto è questo qui, il moca latte 24 mesi alla scadenza, mi pare siano 6 grammi di prodotto il eh, mascara il super full 7 ml di prodotto 6 mesi alla scadenza nella versione nera e eh, vi dicevo la matita questa qui la Super Shock su cui veramente non vorrei ritornare sopra perché eh, da qualche parte eh, se riesco vi lascio il link del, eh, del video che ho fatto e poi comunque l'ho veramente trattata spessissimo anche sul blog. Però mh, adesso giusto per dirvi una cosa, insomma è un'ottima matita, scriventissima, nera di un nero intenso. Questa appunto è sempre la, è la versione proprio nera, 24 mesi alla scadenza. Ehm, Nerissima, ha questo, questa punta in gel che è veramente favolosa, scrive bene all'interno dell'occhio e è sfumabilissima, va bene anche come base. Questo è il colore, l'ho solo poggiata. Quello che vedete sotto è il mascara che ormai mi sta per finire per farvi vedere appunto che anche questo è veramente un nero intenso. Molto bello, eh, da precisare che non si può acquistare separatamente dal dal set purtroppo per adesso la scelta con questa però è un, un mascara veramente carino um, uno scovolino normale vedete non ha fibra al suo interno non ha, non ha nulla eh, però fa fa onestamente greggiamente il suo dovere sto cercando di farvi vedere Fa il suo dovere eh, separa le ciglia, un appunto nero intenso le, mh, le lascia comunque eh, soffici e leggere, però comunque eh, ben definite. Mm, da precisare, anche che questo è un set che nasce con l'idea di, di regalare una serie di prodotti ottimi per il trucco nude quindi comunque eh, non ci si può aspettare una resa simile a quella che può essere magari eh, del, del Super Shock, no il sì. Mascara mi pare Super Shock, Super Shock Max anche che c'è le due versioni, comunque vi faremo anche lì un. Um, Uh, un video dove vi metteremo a confronto vari, vari scovolini dei mascara Così come ci avete richiesto, purtroppo ne abbiamo provati tanti, ma mh, alcune, alcuni ne abbiamo, li abbiamo già buttati. E quindi speriamo di, di ricordarci almeno di mettere da parte questi perché, sia io che l'altra ragazza che finalmente avete visto ha fatto il video uh, sul, uh, sulle scarpe. Eh, li usiamo quindi o io o lei cercheremo insomma di metterli da parte allora, questa è la palettina come vedete è un quad molto molto carino eh, purtroppo ehm, qui c'era lo scovolino, quello di spugnetta e qui c'era anche una sorta di c'è uno specchietto eh, purtroppo vi dicevo il, il problema degli de ombretti Avon come vedete tra l'altro io li ho strautilizzati eh? quindi è una recensione accurata diffidate dalle recensioni che vengono fatte dopo pochi giorni dall'acquisto perché secondo me non riusciranno mai poi a mettere in luce tutto tutti i pro e i contro di un prodotto allora, io ovviamente sono sporca di mascara adesso però vi dicevo Uh, il problema dei, degli ombretti Avon è che alcuni sono scriventissimi e bellissimi, altri un po' meno. Noi devo dire che abbiamo provato appunto sempre tra io e un'altra ragazza dello staff, in più anche appunto delle persone che ho vicino, hanno, abbiamo provato in totale diversi quad. Quindi cercheremo magari se vi può interessare di farvi un... Um, o una recensione o almeno comunque gli swatch di tutte le palettine che abbiamo che sono tuttora in vendita insieme con questa allora io ovviamente nel fatto che sono disordinatissima ho dimenticato di farli con un criterio allora questo vabbè è l'illuminante è la versione appunto questo qui più chiaro poi con quello specchio da fastidio quindi non ve lo alzerò più Uh, questo è appunto, vi dicevo, scusate, questo chiaro è um, un illuminante molto carino da sul panna, panna rosato, molto bello. Questo è, lo riconoscete tutti, penso, è il famosissimo top che praticamente ormai sembra che non si può più fare un trucco se non lo si ha. Io lo uso sì, per sfumare anche altri ombretti, non solo quel diciamo, quando faccio trucchi nude, però vivevo anche senza, insomma. Onestamente, certo, per i trucchi New Day è fondamentale questo marrone cioccolato bellissimo, veramente bellissimo. E questo eh, bronzato qui non sembra però, vedete, è un bronzato bellissimo e sono tutti abbastanza scriventi. Vedete qui c'è l'illuminante. Il, che è shimmer, così come shimmer questo qui bronzato, poi due matte che sono il marrone scuro e il top. Allora a me piacciono tantissimo, devo dire che l'ostra utilizzata ed è stata la palettina che mi ha fatto optare per iniziare a comprare degli, degli ombretti marroni, cioè io prima sì avevo qualche marrone, però non, non, ero, non ero una grandissima fan. Tra l'altro io sto con la salvettina struccante la matita, no, non c'è verso di mandarla via nonostante l'abbia appena messa e, e quindi niente. Io il, il set onestamente lo consiglio, uh, mi piace moltissimo. Uh, secondo me, anche conto ai fatti, diciamo anche se li trovate in offerta tutti quanti i prodotti, non arriverete mai a una somma minore di 15,90 euro. In più, è anche molto carina la, uh, la confezione, quindi secondo me. Un set promossissimo e che comunque vale la pena di, di acquistare, almeno per, eh, per i prodotti che ci sono all'interno. Quindi, andate secondo me sul sicuro. Poi fatemi sapere se vi può interessare l'altra recensione che vi dicevo e soprattutto come vi trovate voi con questi prodotti. Ciao!